Ciao a tutti ragazzi, come avevo promesso, ecco qua il nuovo video. Non so bene da dove partire, spero di non essere troppo prolisso e non tediarvi con questo video, alla fine quello là è durato 20 minuti. Io vi ringrazio per le centinaia di donazioni che sono arrivate, per il supporto che mi avete dato, anche emotivo. Chi mi ha chiamato, chi mi ha aiutato anche a condividere il video, è arrivato parecchio lontano, fra l'altro. Non pensavo, c'è tante persone sconosciute che si sono presi a cuore la mia situazione e davvero, davvero non pensavo. Il cuore, la vicinanza delle persone, ripeto, anche strane, è stata veramente commovente, non so neanche io sinceramente che termini usare. Non so cos'altro dire. Avrei un sacco di cose da dire anche riguardo la mia situazione, di salute, novità e cose del genere, però veramente non vorrei essere troppo prolisso, appunto. Quindi vi dico che sto bene. Il primo ciclo di chemio è il più lungo, diciamo, è quasi finito. Adesso lunedì ho il prossimo e probabilmente a fine settimana mi mandano via. E quindi per fortuna riesco ad andarmi a mangiare una pizza, che non ce la faccio più, veramente. Voglio una pizza, voglio una cazzo di pizza. magari anche una birretta, magari, se posso. E poi si riparte, ci saranno altri cicli da fare in dei hospital, nel mezzo tra uno e l'altro, cioè ci sarà un ciclo in dei hospital, un ciclo con ricovero, e nel mentre dovrò curarmi a casa e niente, venire a fare visite, non so, ogni quanti giorni. Comunque, niente, sto bene. L'unica cosa è che sto cominciando a perdere i capelli. Cioè, stamattina ho fatto la doccia, ovviamente parti dallo shampoo e niente, cioè, adesso non mi tocco perché sennò veramente riempio, ecco, già baffi, peli. E però ho dato una passata e le mani erano, cioè, ciocche dappertutto. Non è bello. Non sapevo che sarebbe successo, me l'avevano detto. Ah, poi farò anche un video sulla fascia qui per coprire il catetere, il PIC. Ne ho anche diverse, poi magari faccio un video anche su questo. Però non è stata una bella scena. Non è stata, sapevo che sarebbe arrivato questo momento, ma vederlo con i propri occhi e sui propri capelli non è bello, quindi è facile che magari i prossimi video mi vedrete rasato, perché ho già detto anche a mio fratello di portare la macchinetta e mi raserò. Adesso vediamo, perderò sicuramente baffi, peli, diventerò uno schifo, avete presente il criceto di Kim Possible? Che sembra un pene con i denti, che fa schifo, tutto grinzoso, che schifo, ecco, già faccio schifo così, diventerò uguale. E niente, questo è quanto. Non so cos'altro dire, ma ripeto, non vorrei andare oltre, quindi ripeto, io non posso fare altro che ringraziarvi perché abbiamo già raggiunto la quota, ma l'abbiamo già anche superata. Ah, ecco, la raccolta fondi ho visto che comunque va avanti e ho contattato un amministratore della pagina e mi ha detto che comunque anche se l'ho superata andrà avanti fino al termine prestabilito dalla raccolta fondi. Quindi questo perché? Perché comunque c'è tanta gente che mi ha detto: ah sì, purtroppo non riesco a darti tanto, riesco a darti poco. A parte che, come ho già detto, non è obbligatorio, cioè se volete anche aiutarmi solo a condividere i video, aiutarmi in questa situazione, almeno fino a quando riesco a mettere i soldi su un reddito di cittadinanza, su qualcosa che comunque mi dia un sostentamento, non so, adesso
l'invalidità. Ci stiamo lavorando. Se volete aiutarmi in quel punto di vista, ogni mese dandomi qualcosa, ma che 5 euro mi mangio un panino in giro. Comunque, è più il supporto morale che economico in sé. Comunque, rate della macchina affitti già riesco a pagarmeli. Se volete aiutarmi a quel punto di vista, la raccolta fondi è ancora attivo. Per chi non si fidasse, perché molti mi hanno detto: ah, no, mettere soldi sul sito, cioè, c'è un po' questa cosa qua, no? Di dare soldi su internet, eh? Volendo c'è la PostePay. Se qualcuno, tanti hanno il mio numero, quindi, ma ve lo do anche in privato, che mi sta chiamando, mio fratello rifiuta, c'è la PostePay. Mi contattate sui vari social, vi do una PostePay, mi date. Se volete aiutarmi, mi potete dare qualcosa lì. Altra cosa, niente, le donazioni non sono tassate, nel senso che quello che voi mi avete dato mi entrerà. Adesso vediamo, ripeto, magari la tengo attiva ancora per qualche mese e mi arriverà. Osti. Sotto c'è il tablet, gli ho dato picchiettata. Dovrò dichiararli, lo dico perché per un segno di correttezza, nel 7.30 dovrò dichiarare quello che è, quindi ci saranno da pagare le tasse, ma state tranquilli perché i soldi che voi mi date, io non è che me li spendo per pagarmi le tasse o per farmi i cazzi miei, io li prendo e li tengo da parte. Serviranno nel momento del bisogno per pagare appunto quelle che erano le spese che io ho messo nell'altro, che ho elencato nell'altro video, quindi le tasse me le pago con altri soldi o mi faccio aiutare. Nel momento in cui facciamo 7.30 vediamo quant'è e non tocco niente di quello che mi date voi, quindi su quello state tranquillo. C'erano poi forse altre domande che mi avevano fatto. Boh. Ma se mi viene in mente, magari vi faccio un'altra storia, faccio altri video, magari vi faccio vedere anche le fasce qui, il PIC che è il catetere, questo qua, va fino al cuore, vabbè. E niente, io vi ringrazio veramente tantissimo, siete stati veramente tanti, tanti amici, tanti sconosciuti e io sto bene, avrò meno capelli, però il percorso è lungo, ma non mollate. Io non mollo, non dovete mollare neanche voi. Quindi aiutatemi a non mollare e non mollate un cazzo nella vita. Ciao.